Ciao, io sono Ferdi. Oggi andremo a presentare la nuova G2P. Di questo ringraziamo la GitHub che ha permesso con questo sample di poter effettuare questa prova. Vedete, questa è la versione minimale. Qui c'è questa scatolina con tutte le indicazioni della cam. Andiamo a vedere al suo interno che cosa contiene. Qui ecco la cam col tappo in silicone, un obiettivo a 7 lenti in vetro, dicono. Le dimensioni praticamente sono identiche a quelle della GT2, solo l'obiettivo, che ha un angolo ridotto di 90 gradi, si presenta in modo più pronunciato, se no praticamente è uguale alla GT2, che molti di voi conosceranno bene. Qui ci sono le porte, la micro HDMI, il microfono, attacco del microfono, altoparlantino. Poi sulla parte superiore vediamo il tasto di avviamento, sulla parte destra c'è il tasto per i settaggi, l'alloggiamento della micro SD, la memoria, reparto batteria. Come la C2, anche questa camera di avere due possibilità di menu. Uno si accede con questo tasto, eccola qui, uno invece si accede con il tasto anteriore, ecco l'altro menu. Quindi praticamente tutto invariato. Vediamo che cosa c'è all'interno. C'è un manualetto di istruzioni in inglese, poi aprendo questa scatolina abbiamo il cavo e degli adesivi della GitHub, gli stickers di vari colori a secondo del fondo su cui si vuole applicare. Come conclusioni devo dire che questa cam mi ha molto meravigliato in senso positivo, è veramente un'ottima cam. Le distorsioni praticamente sono state eliminate completamente e danno un'ottima resa. Poi vi metterò qualche esempio per rendervi conto da voi di quello che vi sto dicendo. Bene, io avrei terminato. Se non avete bisogno di grandi angoli e non amate particolarmente l'effetto fisheye sulle vostre riprese, vi consiglio questa macchina, questa Action Cam, che veramente è molto molto bella. Bene, questo è tutto, io ho finito, vi saluto e alla prossima mia recensione. Ciao ciao da Ferdi, ciao!